Ecco che ho spostato di nuovo la mia installazione, tanto per riposarmi un pochino. Veramente faticoso, eh? E forse non fa bene ogni tanto, non fa male ogni tanto faticare come i nostri amici extracomunitari e ricordarci che siamo stati un po' tutti profughi. No, mi riferisco ovviamente al portare per 2 chilometri tutte queste tele così a mano e spalla, ma non è abbastanza, non è stata una cosa semplicissima, però via, siamo fatti. Quindi in ordine da destra sono 2 passiflore pontina con un fiore della Maga Circe. Qui, sempre, allora a destra fiore della passiflora pontina, fiore della Maga Circe al centro, e margherita pontina. Di giù vediamo questa siepe di fiori della Maga Circe. Mi ricordo che i fiori della Maga Circe sono dei fiori che crescono sulla sabbia nel periodo verso marzo-aprile, all'albeggiare della primavera, si trovano sul litorale. In realtà poi è una pianta grassa che si chiama carpobroto. Qui di nuovo abbiamo la margherita pontina sulla destra e le 2 passiflore. Ormai questo è il luogo dove vengo da sempre, da quando ho preso la patente, non vi voglio dire da quanti anni, ma da allora vengo sempre qui in spiaggia. Certo, una volta era più selvaggia e più significante, oserei dire. Adesso hanno messo due stabilimenti balneari, uno a destra, l'altro a sinistra, quindi fa
perdere un po' di fascino a questo luogo, ovviamente, che era completamente incontaminato. Oddio, c'era la presenza di questa villa, ma questa villa fatta a tempio, diciamo rievocata semmai antiche festa della mitologia greca, quindi l'Ulisse e la Magacirce, ai quali utilizzano